siamo tantissimi. Buonasera, in diretta dal Teatro 7 di Torino, Profondo Rosso, un programma di approfondimento di attualità, di politica. Di settimana in settimana parleremo di società, di cultura, di famiglia, di religione. Siamo in onda tutti i venerdì in diretta dalle ore 21 alle 22.30 su Rete 7, canale 12 del Digitale Terrestre, e in diretta in tutta Italia sul canale 825 di Sky. Serena, di cosa parliamo stasera? Sì Roberto, questa sera cominciamo a parlare di un presidente per pochi o per tutti. Sentiamo l'introduzione all'argomento del nostro Giano. Sì, lì probabilmente a Roma non avete ancora capito bene come funziona. Non dovete giocare con le figurine, fare i giochettini, gli inciuci, gli accoltellamenti alle spalle. Tutti dicono che hanno il candidato alla presidenza migliore, dicendo che tutti gli altri non capiscono niente. Il problema è che lo fanno tutti i gruppi politici. Sono solo schifezze, è ora di finirla. Sono 53 giorni dal momento in cui abbiamo votato le elezioni politiche, non abbiamo ancora un governo, non abbiamo neanche il nuovo presidente della Repubblica. Cercate partiti, cercate di portarci fuori dalla melma, perché sinceramente Marini, Prodi, Rodotà sembrano veramente il passato. Andiamo avanti. Persino la Chiesa, con tutti i suoi dogmi e tutte le sue difficoltà, ha guardato avanti e ha eletto un grande Papa. Vediamo se riuscite a farlo anche voi. Oppure, e questa sera l'oppure è difficile, ci ho pensato tutta la giornata per vedere se potevo dire qualcosa di positivo di quello che sta accadendo a Roma, e per la prima volta non ce l'ho fatta. Vedremo se riusciranno a convincerci i nostri ospiti. Qual è la sua ragione? Scopriamolo insieme ai nostri ospiti. Giuseppe Catizzone, sindaco di Nichelino. Buonasera. Senatore Andrea Fustero. Buonasera. Professor Carlo Manacorda, economista ed amministrativista. Buonasera. Professor Sergio Foà, professore di diritto amministrativo e pubblico. Buonasera. Se volete fare una domanda ai nostri ospiti, potete scriverci al solito indirizzo mail scrivi@profondorosso.info, oppure potete mandarci un sms in diretta al numero 348 8040 254. Bene, grazie Serena. Allora partiamo con la consueta rassegna video da Roma. Questa settimana è un po' più complessa perché ogni giorno è cambiata, quindi partirei con seguendo durante la serata i tre candidati che di giorno in giorno sono maturati. Quindi cominciamo a vedere ieri che cosa è capitato con il candidato Marini. Sentiamo la posizione del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Crimi. Su Prodi, ecco. Allora, ribadisco, allora, questo perché sia chiaro, se stiamo votando il Presidente della Repubblica, punto. Tutte le altre condizioni successive sono successive. Non possiamo condizionare la scelta del nostro Presidente della Repubblica in funzione di scelte successive. Sarebbe una cosa che significa accordi preventivi sui quali logiche che non ci competono. Quindi diciamo semplicemente che chi vuol votare il presidente come presidente Rodotà è per noi il miglior presidente in assoluto possibile. Questo è quello che c'è da dire. Bene, abbiamo sentito Crimi, continuano a dire
Orodotà o niente. Sentiamo invece la posizione di ieri del PDL Lupi. Perché Marini sì e Orodotà no? Marini ci sembra, come diceva ieri sera Berlusconi, l'espressione che viene dal popolo, che rappresenta un'idea della politica positiva, un'idea della politica che potrebbe finalmente aiutare il Paese a uscire dalle divisioni che hanno visto le contrapposizioni anche dure tra centrodestra e centrosinistra e quindi essere quella figura di garanzia nella continuità col presidente Napolitano. Siete garantiti da Marini, vi sentite garantiti? Ma noi non dobbiamo esserci garantiti da nessuno, chi ci garantisce sono i 10 milioni di persone che ci hanno votato e che continuano a sostenerci. Quello che non vogliamo è che la Presidenza della Repubblica sia in mano ad una parte, Rodotà sarebbe l'espressione di questa parte e sarebbe anche il frutto di una politica che consiste solo nella descrizione del nemico, nell'altro del male assoluto, la continua contrapposizione, le divisioni del Partito Democratico purtroppo lo dimostrano, che la sinistra consiste solo nella contrapposizione al centrodestra. E abbiamo sentito anche la posizione del PDL. Vediamo invece, dopo quello che è successo ieri, quindi la bocciatura di Marini, la posizione di Renzi. Io credo che quando si elegge il Presidente della Repubblica c'è in ballo il futuro dell'Italia, che è più importante del futuro del Partito Democratico. In campagna elettorale noi dicevamo prima l'Italia, poi il PD, poi alla fine il candidato. E invece abbiamo dato l'impressione di fare il contrario, di preoccuparci prima di un candidato, poi del PD e poi dell'Italia. Oggi la mia preoccupazione da sindaco è soltanto quella di fare il tifo perché venga eletto un Presidente della Repubblica che sia davvero un Presidente della Repubblica in grado di rappresentare l'unità del Paese, di dare un segnale di fiducia ai cittadini, di dare un segnale di speranza. Noi sindaci che stiamo in mezzo alla gente, noi sindaci che stiamo oggi in una piazza a inaugurare un fontanello o a fare una iniziativa con i comitati e con l'associazionismo, sappiamo che c'è bisogno di questo. Sono interessato soprattutto al futuro dell'Italia. Bene, abbiamo sentito Renzi, ultima intervista, vediamo invece la posizione di Sell direttamente dalla bocca di Vendola. Come commenta la divisione del PD? Dove ci porta questa scelta? Ma appunto credo che aver rinunciato al metodo Boldrini, aver rinunciato a scegliere, diciamo, soprattutto nel senso di un protagonista, un uomo o una donna che fosse in grado di agganciare l'Italia migliore, l'Italia che spera, l'Italia che soffre, sia stato un errore. Il PD si divide, il centrosinistra si divide perché non ha avuto il coraggio di lanciare il cuore oltre l'ostacolo e di osare, diciamo così, una connessione sentimentale tra il paese legale e il paese reale. Bene, cioè anzi male, ma oggi certo non è una grandissima giornata, abbiamo sentito quello che accadeva ieri, dopo vedremo altri contributi sulla giornata di oggi, però spezziamo un attimo le interviste nazionali, sentiamo i nostri ospiti, abbiamo il piacere di avere il professor Sergio Foà che possiamo dire che insegnando diritto pubblico è anche un costituzionalista, forse non è chiaro per tutti i cittadini nostri, magari anche per qualche parlamentare che non sa neanche quanti anni bisogna avere per essere eletti a Presidente della Repubblica. Ci puoi riassumere brevemente quali sono le regole e soprattutto il ruolo del Presidente della Repubblica? Sì, certo, la Costituzione ha alcune norme che sono, diciamo, volutamente laconiche, nel senso che prevedono l'elezione del Presidente della Repubblica, prevedono, elencano i suoi poteri e prevedono questo potere particolare che tutti i nostri Presidenti della Repubblica hanno esercitato dello scioglimento anticipato delle Camere, a parte De Nicola. E, dal punto di vista dei requisiti per essere eletto Presidente della Repubblica, io ricordo che proprio all'esame di avvocato mi viene chiesto, ma bisogna essere dei politici
per essere eletto Presidente della Repubblica? Probabilmente era una domanda tranello. È evidente che la Costituzione non prevede un requisito del genere, non prevede una pregressa carriera politica, nemmeno l'appartenenza alle Camere. Quindi qualsiasi cittadino che goda dei diritti civili e politici e abbia 50 anni d'età, questo è importante ricordarlo, può essere eletto Presidente della Repubblica. Però è evidente che il suo ruolo in quanto garante della Costituzione e garante dell'unità nazionale è un ruolo talmente importante che il procedimento elettorale richiede delle maggioranze molto alte per la sua elezione. Quindi, come sappiamo e come abbiamo purtroppo visto non accadere, nei primi tre scrutini occorre questa maggioranza qualificata dei due terzi, a voto segreto ovviamente, e dal terzo scrutinio in avanti la maggioranza assoluta. In ogni caso è evidente che ci vuole un accordo politico forte, molto, molto consolidato, e la nostra storia, proprio la storia repubblicana, ci insegna che il candidato che viene proposto dai partiti non sempre, diciamo così per usare un eufemismo, è poi il candidato che viene eletto, e da qui insomma sostanzialmente da Einaudi in avanti io potrei, ma non so se ne abbiamo il tempo, ricordare casi molto forti. Io mi ricordo soltanto che negli ultimi mandati, a parte Cossiga e Ciampi che hanno avuto un'elezione quasi immediata, per il resto così non è accaduto. E il candidato forte Forlani della Democrazia Cristiana, di fronte alla contrapposizione andreottiana, vide poi l'uscita dell'elezione del presidente Scalfaro. Quindi insomma di esempi in cui dal candidato proposto al candidato poi diventato Presidente della Repubblica ci sia stato un notevole cambiamento, ne abbiamo davvero tanti. Cioè, fa parte della storia del nostro paese, però forse non tutte quelle elezioni così contrastate erano in un momento di così certo. Profonda crisi. E veniamo ancora un accenno, come mai nella Costituzione si permette questo istituto tutto italiano dei franchi tiratori, che ovviamente avviene perché c'è il voto segreto, perché se fosse palese sarebbe un po' più difficile, diciamo che bisognerebbe palesare, ecco, qual è la ratio di questo? A dire il vero l'istituto è diventato italiano, però nelle sue origini non lo era, o meglio, i franchi tiratori arriva da, sostanzialmente da una prassi francese, se devo essere. Sì, però poi noi l'abbiamo metabolizzata in un certo senso, in maniera, siamo diventati, come dire, dei maestri, tra virgolette, se così si può dire. È evidente che il voto segreto, quindi nell'urna senza esporre i risultati della votazione che è stata effettuata, consente di disallinearsi dalle indicazioni di partito, eccetera. E in questo caso abbiamo avuto oggi abbiamo avuto l'esempio più scottante di queste distorsioni dovute al fenomeno dei franchi tiratori. Penso che la stessa, rileggendomi un po' e ripassando anche quello che era stato detto in assemblea costituente, penso che la volontà appunto di lasciare abbastanza aperta questo procedimento elettorale, così come del resto di lasciare anche abbastanza indefiniti i poteri del Presidente, penso soprattutto allo scioglimento anticipato delle Camere, non siano stati casuali, siano stati voluti per lasciare anche alle dinamiche politiche una certa elasticità nella delineazione della figura poi da eleggere. Insomma. Ecco, grazie professore. Proprio dinamiche politiche. Allora, Giuseppe Catizzone, sindaco di Nichelino, renziano. Proprio di dinamiche politiche, mi sembra che Renzi, insomma, l'abbia, anche se era a Firenze a inaugurare la Fontanella, no, mi sembra che abbia dominato abbastanza la scena. Rimane il fatto che questa sera, nella quarta votazione, il Partito Democratico ha perso rispetto a Prodi circa 100 voti. E la cosa che mi ha stupito di più, solo che poi ho dovuto iniziare la trasmissione, stavo seguendo le ANSA su questa cosa dei voti marchiati, cioè con S. Rodotà o R. Prodi, per dimostrare che se l'ha votato Prodi e via dicendo. Ti chiedo, ma alla fine, all'interno del PD, che sicuramente è il partito che propone, che può decidere queste elezioni, non rischiate di spaccarvi troppo per poi pensare di riunirvi su un nome? Perché finora è stato così, insomma. Sicuramente questi due casi che abbiamo avuto, Marini ieri, Prodi oggi, testimoniano una difficoltà del Partito Democratico, meglio della leadership del Partito Democratico. Marini è stato vissuto come un candidato che avrebbe garantito alcune dinamiche, soprattutto il governissimo, cosa che gran parte del corpo elettorale non vuole evidentemente.
Prodi è stato visto come un candidato di parte, un candidato divisivo, si diceva. E la differenza qual è stata? Che con Marini una parte anche dei nostri deputati ha da subito espresso in modo chiaro il proprio dissenso. Con Prodi, devo dire, lo spettacolo è stato desolante, perché stamane tutto il partito, tutti i grandi elettori all'unanimità hanno applaudito e osannato una scelta unitaria all'unanimità, e poi invece abbiamo trovato qualche sorpresa, no? E questo credo che sia l'elemento forse più, diciamo, più deleterio, ancor più che la mancata elezione di Prodi. Cioè, si parlava prima di franchi tiratori, io credo che un parlamentare della Repubblica, non avendo l'obbligo del mandato imperativo, abbia anche il diritto di esprimere un dissenso, ma il dissenso deve essere chiaro. Se il dissenso non è chiaro, e allora si apre la porta a delle logiche, insomma, velate, che non credo piacciono all'opinione pubblica. L'altro elemento è stato l'irrompere nell'elezione del Presidente della Repubblica dell'opinione pubblica. Cioè, i social network hanno di fatto aggiunto un altro elemento, no, di analisi, perché è vero che ci sono i grandi elettori, i parlamentari e i rappresentanti delle regioni, ma sicuramente questa pressione popolare fatta da milioni di cittadini ha sicuramente influenzato diciamo le dinamiche e l'andamento del voto. La situazione è complessa adesso. È complessa. Molto complessa. Perché ho visto, è vero che erano i renziani, diciamo, chi fa riferimento a Renzi, che ha votato Chiamparino nella è possibile. A noi Chiamparino non piaceva. No, bel nome, non certo, so, non dispiaceva, perché? Piaceva e piace moltissimo, perché è un elemento di grandissima competenza, è stato apprezzato molto, qui abbiamo avuto la fortuna di averlo come sindaco, e quindi riteniamo che sia una persona interessante. Però non l'avete riproposto, perché adesso... Perché appunto, ma no, non l'abbiamo riproposto perché c'è stata un'assemblea, cioè oggi c'è stata l'assemblea dei parlamentari, no? Sì. Quindi è emerso il nome del padre fondatore, diciamo, del partito, una persona che, vabbè, forse è stata vissuta, sarebbe stata vissuta come un elemento di divisione, sì, ma sicuramente un grande personaggio, conosciuto, una statura internazionale, cioè aveva tutti i requisiti che potrebbero essere interessanti e utili per un presidente della Repubblica. Beh, grazie, poi ci torniamo, perché volevo capire un po' sti 100 invece che oggi hanno svicolato, alcuni su Rodotà, alcuni su D'Alema, da dove arrivano, ma lo vediamo dopo. Invece, senatore Fluttero, già sindaco di Chivasso, il PDL, come dire, si è messo a disposizione a un certo punto, cercando di trovare una quadra, e diciamo, aveva scelto insieme al Partito Democratico Marini, che comunque certamente non è di destra, voglio dire, ecco. Come è avvenuto questo? Non c'erano altri nomi da proporre da parte del centrodestra? Il centrodestra, con senso di responsabilità, di fronte a problemi enormi che il Paese sta passando in questi mesi, in questo periodo, ha accettato una soluzione, che era quella di valutare una rosa di nomi proposta dal PD, che non era certamente la soluzione auspicata all'inizio dal nostro partito. Noi ritenevamo che, avendo la sinistra già espresso le due cariche più importanti di Presidente della Camera e di Presidente del Senato, in una situazione nella quale in realtà ha vinto senza avere i numeri per governare, quindi ha vinto di pochissimo, di 1,03%, e quindi in una situazione nella quale l'elettorato è diviso in tre blocchi, uno di questi blocchi è quello di Grillo, che si è rifiutato fin dall'inizio di lavorare all'interesse del Paese insieme agli altri due, dicendo ufficialmente e pubblicamente e molte volte in maniera anche molto rozza e molto offensiva che il suo obiettivo era quello di distruggere la politica fatta dal centrosinistra e dal centrodestra, che peraltro ha raccolto gran parte dell'elettorato italiano,
Ecco, con un Grillo che si è messo fuori gioco in questi due mesi quasi dal termine delle elezioni, il centrodestra, proprio nell'interesse del Paese, con un senso di responsabilità, aveva deciso di accettare questa proposta fatta dal PDL, dal PD, di scegliere all'interno di una rosa proposta dal PD. Quindi il candidato Marini è stato mio presidente del Senato dal 2006 al 2008, che quindi insomma è conosciuto da noi ex parlamentari di centrodestra, è conosciuto dagli italiani per avere una lunga carriera politica e di sindacalista importante, quindi in un momento così delicato per il nostro paese, con problemi di lavoro enormi, sicuramente poteva essere una persona che avrebbe svolto bene quel ruolo, anche con dei profili di garanzia per tutte le parti politiche in gioco. Beh, noi ci eravamo predisposti a questo tipo di accordo, lo abbiamo rispettato lealmente perché lo abbiamo votato in aula in maniera assolutamente compatta. E purtroppo l'accordo stretto con il segretario del PD, e quindi non con un politico di passaggio, con il segretario del PD, e vorrei evidenziare, con un segretario del PD che era forte di una riunione fatta la sera prima con un voto a maggioranza, certo non all'unanimità, ma a maggioranza del suo partito, dei grandi elettori del suo partito, su Marini. Quindi noi ritenevamo che potesse essere una soluzione positiva per il Paese, con un sacrificio da parte nostra, ma nell'interesse generale. Purtroppo il PD non è stato in grado, la dirigenza del PD non è stata in grado di mantenere questo impegno. Oggi, altrettanto, dopo un'altra assemblea, addirittura questa volta non più a maggioranza, ma all'unanimità, il PD ha espresso un altro nome. Nome a noi assolutamente sgradito, lo avevamo detto in maniera molto chiara nei giorni precedenti, e quindi con una scelta sicuramente che non avrebbe portato, che non poteva portarci a una condivisione delle gravi responsabilità di governo che dovremmo assumerci in questo periodo. Ecco, ha scelto Prodi e neanche su Prodi è riuscito a mantenere l'unità del partito. Ecco, io credo che il risultato di questi due giorni sia sostanzialmente un PD che non esiste più. Il PD esce da questi due giorni sostanzialmente distrutto, e questo è un grosso problema per il Paese. Bene, nel frattempo cominciano ad arrivare gli sms, perché ovviamente questo è il tema del giorno. Serena. Il PD e Movimento 5 Stelle si uniscono nella filosofia Avanti Giovani, perciò propongono Prodi e Rodotà. Viene da chiedersi, ma quando finirà la libera uscita? Bella questa. Quando... Catizzone, quando finisce la libera uscita? Perché oggettivamente tra tutte e due fanno una media di età abbastanza... Innanzitutto ricordiamo che per essere eletto presidente, sì, ci vanno almeno 50 anni, sì, quindi il giovanotto insomma ha comunque 50 anni, sì, prima okay, cosa, ma era una battuta. No, effettivamente è un tema però, questo è molto interessante, sì, che io e Fruttero, avendo fatto io ancora e lui qualche anno fa i sindaci, abbiamo una sensibilità, no, per un tema che è quello del ricambio. Noi abbiamo i comuni dove c'è il limite di mandato per i sindaci, nei parlamentari non esiste limite di, sì, mandato, nei consiglieri regionali non esiste limite di mandato, risultato abbiamo della gente che rimane nella stessa posizione magari per 20-30 anni. Possiamo fare l'elenco, ma ce n'è sia di destra che di sinistra, tutti i partiti questi. Il Presidente della Repubblica è una figura di garanzia, quindi io non credo che l'età anagrafica sia importante per quel ruolo lì. È più importante, sono più importanti alcune qualità, competenze, sì, sì, riconoscimento internazionale e così via. Cioè, non è facile, soprattutto in un momento come questo, eleggere un Presidente della Repubblica insomma unitario. Bene, abbiamo invitato un bono del Movimento 5 Stelle, se ci sarebbe piaciuto anche sentire lui su questo argomento, purtroppo non è potuto venire. Professor Carlo Manacorda, tu sei di questi studi insomma un habitué, sei venuto tantissime volte quando la trasmissione la faceva mio padre, adesso questa è la prima volta che vieni a Profondo Rosso, ti faccio la domanda, poi probabilmente dovremo andare in pubblicità.
per alleggerire un po' sul Presidente della Repubblica, tu che sei un economista ti faccio un ragionamento sul governo. Allora, si è parlato, quando è stato fatto questo governo, di un governo di tecnici che finalmente superava quello che sono i ragionamenti politici e arrivava a salvare l'Italia con i suoi provvedimenti, cosa che mi sembra non sia successa. Hanno aumentato l'IVA, aumentato le tasse laddove era facile aumentarle, forse lo poteva fare anche uno studente delle superiori. Cosa dici? Ma devo dire, io sento sempre con grande interesse queste analisi politiche. Sull'economia le analisi non esistono, c'è uno che parla e tutti devono dire che va bene, l'abbiamo visto in tutti i governi, i conti sono sotto controllo, poi il giorno dopo si scopriva che c'era una voragine, due mesi dopo arrivava un altro e dice no, i conti sono tutti sotto controllo e poi c'era di nuovo lavorare. Ecco, il caso Monti è certamente uno di quelli che lascia più perplessi di fronte a queste cose qui, perché in realtà è stato presentato in una maniera molto curiosa, cioè nel senso come una persona che stava arrivando, tra l'altro bisogna dirlo, adesso qui parlo col professor Foà, che ovviamente se ne intende più di me di queste cose, praticamente imposto, cioè non è stata una scelta democratica come adesso stiamo facendo, discutendo, è stato detto questo signore qui ci deve salvare tutti. Sì. Il quale che cosa ha fatto poi in sostanza? Investito di questa specie di grazia divina per cui lui doveva risolvere tutto, ha incominciato a produrre delle norme, no? E ha fatto una quantità di norme tali e tante che a leggerle tutte è quasi impossibile. E il Salvitalia, Cresce Italia, poi naturalmente stimolava sviluppo, decreto sviluppo 1, decreto sviluppo 2, decreto sviluppo 3 e avanti di questo passo. C'è una quantità infinita di norme che sono state prodotte nell'arco di pochissimi mesi. Allora c'è una regola appunto dell'organizzazione aziendale che dice una cosa semplicissima, che i cambiamenti vanno fatti, ma vanno opportunamente preparati. Allora, sfornare migliaia e migliaia di norme che si sa già che non verranno mai applicate, beh, questo direi è un pessimo modo di governare. Basta fare pochi provvedimenti, però pretendendo che a un certo punto si possano applicare. Ti interrompo su un attimo, poi facciamo due minuti di pubblicità e poi torniamo con questo argomento. Bentornati a Profondo Rosso, stiamo parlando della mancata elezione del Presidente della Repubblica e cerchiamo di capire con i nostri ospiti se sarà un Presidente per pochi o un Presidente per tutti. Però avevamo un attimino fatto una parentesi sul governo Monti con il professor Carlo Manacorda e ci stavi un po' raccontando di queste mille norme che ha prodotto Monti. Ecco, tanto per dare dei numeri, cioè chi ha tenuto poi il conto delle cose che sono andate avanti o meno, nelle migliaia di norme erano previste, ovviamente con una tecnica tipicamente italiana, quella di dire con provvedimento del Presidente della Repubblica, con decreto del Ministro, saranno attuati entro 3 mesi, entro 6 mesi, eccetera. Di tutta la produzione normativa appunto di Monti si calcola che sia stato disciplinato, cioè regolamentato con provvedimenti successivi, non più del 25% dei suoi provvedimenti, il che significa che il 75% delle norme che lui ha prodotto verranno buttate probabilmente dal governo che seguirà adesso. Dette queste cose che sembrano appunto delle analisi semplicemente formali, andiamo agli aspetti sostanziali. Gli aspetti sostanziali sono evidenti. Certamente il problema appunto di imporre delle nuove tassazioni è la cosa più facile del mondo, perché purtroppo diciamo in tutte le cose che sono coattive ce n'è una che vale per tutti, che è proprio l'imposta. L'imposta è un prelievo coattivo di risorse da parte dei cittadini, dei contribuenti. Quindi a un certo punto imporre delle nuove tasse è la cosa più facile del mondo. E lui ha fatto questo trincerandosi dietro, cioè nascondendosi dietro delle strane richieste che sembrava che venissero dall'Europa, di cui nessuno ha mai saputo più di tanto, però ogni tanto si va a Bruxelles o si va da un'altra parte e si trova e dice ah, però dobbiamo fare questo, in virtù di che cosa nessuno l'ha mai capito. Un pochettino diciamo come è stato l'accordo su Marini in questi giorni, visto che si parlava di questo, come mai è stato presentato come una scelta che era condivisa da un sacco di persone quando in realtà probabilmente non lo era. E quindi nelle cose dell'economia, e questo appunto ritorno al punto di partenza, molti
non parlano perché non conoscono, quei pochi che parlano dicono delle cose che a loro tornano comodo, quindi è chiaro che Monti ci ha raccontato tutte queste storie. Allora a un certo punto dice, vabbè, andiamo a vedere se ci sono stati dei risultati. E beh, i risultati sono sotto gli occhi di tutti, cioè il debito pubblico è cresciuto e siamo ormai al top con 2.020 miliardi appunto di debito pubblico, di euro. Ovviamente gli interessi che si pagano su questo debito sono diventati enormi, cioè parliamo di 90 miliardi di debito per interessi. Andiamo a vedere appunto gli aspetti della disoccupazione, 1 milione di disoccupati in più. Andiamo a vedere l'aspetto appunto della cosiddetta recessione o decrescita, al di là che appunto è stata anche teorizzata in questi ultimi tempi da parte di una forza politica la decrescita come sistema per andare avanti. Ecco, questo poi sono quelle cose che a uno che non fa politica diventano un pochettino difficili da capire. Allora di fronte a queste cose qui diciamo, ma cos'è stata tutta questa virtù che quest'uomo doveva incarnare in qualche maniera, eccetera? Beh, la virtù certamente aveva un aplomb tipicamente accademico che ha mantenuto anche nella presentazione che faceva stasera di non voler votare per Monti, così agitando molto le mani, che per carità è un fatto così molto d'effetto, ma che in realtà poi alla fine conclude poco. E allora dico, ma allora cos'è che abbiamo fatto in tutto questo? La domanda dell'economista è, allora tutto questo è servito oppure no? Ecco, io devo dire, guardando i numeri, perché l'economista non fa delle discussioni di tipo astratto, teorico, guarda dei numeri, i numeri sono quelli, il debito pubblico che è aumentato, la disoccupazione è aumentata, ovviamente la pressione fiscale è arrivata al top, diamo alcuni dati, siamo al 55% sulla tassazione totale, siamo al 68,6% sulla tassazione sulle imprese. E poi noi pensiamo di poter avere la crescita quando appunto ogni 100 euro che un'impresa ha come imponibile o comunque come reddito se ne porta via 68 lo Stato? Beh, allora se si continua su questa strada qui, beh, direi che l'unica cosa che c'è, quella scelta che qualcheduno, un illustre economista appunto torinese ha fatto in questi giorni, lo Stato dichiara il fallimento, il default, non rimborserà più il debito, si prenderà un pezzo del patrimonio e lo si darà a ciascuno che possiede dei BTP o roba di questo genere, e abbiamo risolto per sempre il problema dell'economia. Beh, dico francamente, la persona che ha lanciato il manifesto la conosco bene, anche molto entusiasmante come proposta dal punto di vista economico, beh, mi lascia un pochettino perplesso. Entusiasmante è un modo di dire, ma comunque va bene. Sì. Allora, prima di sentire di nuovo la parte politica, nel frattempo abbiamo visto delle ansa che stanno arrivando, si è dimessa Rosy Bindi dal ruolo di Presidente del Partito Democratico. Allora direi, per introdurre la questione Prodi, di sentire le ultime parole famose, potremmo chiamarla questa rubrica. Qui era ancora abbastanza felice Rosy Bindi. Hanno già tolto anche l'intervista alla Rosy Bindi, perché siccome si è dimessa. Ci siamo espressi all'unanimità e ci auguriamo davvero che questa unanimità si trasferisca adesso nelle urne alla quarta votazione e che insieme ai nostri voti ci siano quelli di tutto il centro-sinistra, che in questi giorni si è diviso, e questa non è stata una buona cosa, con Selle in particolare. In questo momento pensiamo che il nome di Romano Prodi possa dire qualche cosa anche al Movimento 5 Stelle, per molti motivi, compreso il fatto che è un nome uscito anche dalle loro querinarie. E riteniamo anche che sia arrivato il momento per il centrodestra di interrompere questo atteggiamento preclusivo nei confronti di una persona dell'autorevolezza di Romano Prodi, intorno al quale, una volta che avrà giurato sulla Costituzione, si potrà davvero ricostruire l'unità del nostro Paese, il dialogo e il confronto istituzionale di cui c'è un grande bisogno. Ecco appunto le ultime parole famose, la preclusione Fluttero, preclusione del PDL, mi sembra che poi
non ci sia stata solo la preclusione del PDL sul nome di Prodi. Ecco, una cosa che ho sentito molto da parte del PDL è questo ragionamento che con solo lo 0,3% in meno di voti alla fin fine il PDL non ha toccato boccino e la coalizione, diciamo, di Bersani invece ha eletto Presidente del Senato, Presidente della Camera, eccetera. Che cosa vedi? Come si può superare questo scoglio? Perché sennò anche poi sul governo ci saranno dei problemi, immagino. Io purtroppo ho l'impressione che a questo punto non ci sia che una via d'uscita, che è quella di andare rapidamente alle urne. Dico purtroppo perché in un momento come questo gli italiani si aspettano, si sarebbero aspettati una forte assunzione di responsabilità almeno dalle parti politiche che sulla carta sono responsabili, cioè quelle che sono stabilmente da un po' di anni le parti politiche che si confrontano, il centrodestra e il centrosinistra. Non si può chiedere ai grillini di avere senso di responsabilità perché sono venuti in Parlamento per sfasciare tutto. Io credo che in questo momento sia necessario, invece sarebbe stato necessario, avere il buon senso, la serietà, la consapevolezza della difficoltà e della criticità del momento, mettere da parte la conflittualità che c'è stata in questi anni e assumere insieme la responsabilità di portare fuori il Paese da questa situazione drammatica in cui sta vivendo. Stanno vivendo le famiglie, stanno vivendo i giovani, stanno vivendo i cinquantenni che escono dal circuito del lavoro e non hanno ancora raggiunto l'età per la pensione, ne stanno vivendo gli esodati, purtroppo creati dalla insipienza del governo Monti. Bisognava avere questo tipo di capacità di responsabilità. A me pare che il PDL in queste settimane lo abbia dimostrato. Mi pare, purtroppo, lo dicevo prima, purtroppo, perché viene a mancare l'interfaccia con cui costruire questa possibile via d'uscita dalla situazione, che è l'interfaccia del PD, che purtroppo si è sfasciata in questi due giorni, e mi pare che a questo punto, se il PD deve celebrare un congresso, lo celebri e poi rapidamente si vada ad elezioni, perché questo Paese ha estremo bisogno di essere governato. Voi immaginate come potrebbe reggere un accordo tra due parti politiche, PD e PDL, nelle quali il PDL la sera decide di votare un provvedimento concordandolo con il PD, il giorno dopo in aula non lo vota e si sfascia. Capite bene che va bene avere un governo quasi a tutti i costi, non al costo di avere un governo che poi non è in grado di governare, che rimane impantanato. Tanto vale accelerare e andare rapidamente alle elezioni. Non lo si poteva fare nelle settimane scorse perché eravamo nel semestre bianco e il Presidente della Repubblica Napolitano non poteva sciogliere le Camere. Si voti un Presidente della Repubblica autorevole e il più possibile condiviso. Noi abbiamo dimostrato di mettercela tutta da questo punto di vista, lo faccia anche la parte responsabile del PD e dopodiché si sciolgano le Camere e si torni a votare. E Sindaco Catizzone, tu cosa mi dici su questa cosa di votare? Ma io assolutamente credo che il Paese non possa andare avanti così. Noi abbiamo adesso da eleggere il Presidente della Repubblica, bisogna fare un governo ponte, perché il vero problema qual è? Cioè, se noi pensiamo cosa succede nelle città i cittadini scelgono il sindaco, diventa sindaco chi è candidato, chi raccoglie almeno il 50 più 1% dei voti. Se nessuno raggiunge questo quorum qua, si va al ballottaggio. Il giorno stesso si sa chi è il sindaco, certo. Il giorno stesso si sa chi è il governo, il giorno stesso. Qui è stata fatta una legge da Berlusconi, non dimentichiamo che la legge non l'abbiamo fatta noi, l'ha fatta il centrodestra, una legge che non prevede nessun quorum minimo e gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Prendendo anche un solo voto in più, tu di fatto controlli la Camera, mentre il Senato ha un criterio di ripartizione diverso. Regionale. Per cui, regionale chiaramente. Per cui l'obiettivo secondo me è questo. Subito un presidente che sia il presidente degli italiani. Presidente incarichi un governo, presidente del Consiglio a termine, qualche mese, per cambiare la legge elettorale e andare avanti. Pensa a fare diversamente, cosa rischiamo? Rischiamo di riandare a elezioni con questa legge, e questa legge ma cambiano i risultati. Potrebbe creare un'ingovernabilità. Sì,
Ecco, così mi introduci un altro argomento, perché quello che i cittadini non sanno, professor Foà, è che il voto è utilissimo, decide molte volte chi governa, però non sempre, perché molte volte lo decide, soprattutto in momenti in cui i voti dei vari partiti sono più o meno pari, lo decide il sistema elettorale. E allora, se cominciamo con la slide che abbiamo preparato del professor Foà, ecco, se spieghi in due parole, non da professore, non con i tuoi allievi, ma in due parole, perché avviene questo? Cioè, perché cambiando sistema elettorale in realtà si può anche decidere chi vince? Perché il sistema elettorale è quel meccanismo che appunto traduce i voti in seggi, dunque è evidente che tra le varie possibili ipotesi, tra i vari sistemi elettorali che esistono, la scelta su come congegnare il sistema elettorale più adatto a un certo paese in un certo momento è ovviamente politicamente molto delicata. E parlava prima il sindaco Catizzone, insomma, l'attuale sistema elettorale è un sistema ovviamente inapplicabile, è evidentissimo, cioè in questi giorni le ultime elezioni ne hanno dato la prova più macroscopica, insomma. Del resto il nome che porta anche informalmente è abbastanza esplicito, no? Lo stesso relatore che lo fece approvare l'ha definito una porcata, dopodiché più elegantemente il politologo Sartori l'ha tradotto in porcellum. I due sistemi elettorali contrapposti, che però da soli ovviamente sono impraticabili, sono il proporzionale puro e il maggioritario. È evidente che alla fine abbiamo sempre dei sistemi corretti, quindi noi abbiamo avuto dall'avvento della Repubblica fino al 93 abbiamo avuto un sistema proporzionale che ovviamente aveva tutti i suoi problemi di frammentazione nella distribuzione dei seggi, quindi governi che tenevano poco e forme come il pentapartito, insomma, che facevano fatica a rimanere coalizzate. Dopodiché, con l'introduzione del 93 a seguito di referendum abrogativo della legge che ha modificato sia per la Camera che per il Senato il sistema elettorale, abbiamo avuto un'introduzione con il cosiddetto Mattarellum, anche qui dal nome del Mattarella che propose quel tipo di sistema a livello legislativo approvato, abbiamo avuto invece l'introduzione di un maggioritario per tre quarti con il proporzionale distribuzione. Scusami se ti interrompo, ma abbiamo il primo collegamento. Prego. Da Roma, poi ripartiamo, l'onorevole Mariano Rabino della lista Monti. Mariano, mi senti? Buonasera Roberto, ben trovati a tutti i tuoi telespettatori. Ciao, grazie di esserti reso disponibile per questo collegamento in diretta da Roma. Ti faccio la domanda, insomma, mi sembra che un po' tutti siamo rimasti stupiti di come sono andate le cose oggi. La vostra posizione quale sarà? Continuare a sostenere Cancellieri? Assolutamente sì, noi avevamo accettato di buon grado di sostenere Marini, naturalmente ciascuno di noi con le sue preferenze, le sue priorità, anche i propri pregiudizi, in ragione in nome di un metodo, che era il metodo unitario, condiviso, che unisse quante più forze politiche possibili, quindi PDL, PD, Scelta Civica. Il nome di Marini non è passato. Purtroppo il PD, il centrosinistra, si è arroccato sul nome di Romano Prodi e abbiamo visto i risultati. Noi oggi, con l'indicazione di Anna Maria Cancellieri, vogliamo provare a ritornare ad un metodo condiviso, con una figura autorevole, un ministro dell'interno che ha dato buona prova di sé, una figura che davvero può unire centro, centrodestra e centrosinistra, che può dare velocemente a questo paese un capo dello Stato autorevole e soprattutto un governo per affrontare le tante drammatiche questioni, le tante drammatiche urgenze che attanagliano il nostro paese. Ecco, scusa Mariano, però solo questo, ma qualcuno ve la vota la Cancellieri? Perché se no continua a prendere... Io sono molto fiducioso, intanto questa sera siamo qui a Roma riuniti, il nostro leader e fondatore Mario Monti sta incontrando Silvio Berlusconi, incontrerà poi anche Pierluigi Bersani. Noi riteniamo che sia possibile uscire dallo stallo con questa indicazione autorevole. Una donna capace, una donna esperta, una donna apprezzata, il ministro Anna Maria Cancellieri.
Ecco, e se non fosse la Cancellieri, potete essere ancora disponibili ad appoggiare un altro nome del Partito Democratico? Ho visto che sembra che sta crollando tutto, abbiamo appena detto che la Bindi si è dimessa, ormai rimangono solo le elezioni. Io onestamente credo che il Partito Democratico abbia avuto mille possibilità per esprimersi e per provare a far convergere sui suoi candidati i numeri necessari. Non è stato all'altezza, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Credo che il Partito Democratico debba avere consapevolezza e capacità di comprendere che a questo punto è bene che siano altri a provarci a unire e a raggiungere maggioranze le più larghe possibili. Non vedo come il PD possa ancora credibilmente indicare candidati che godano di una fiducia larga innanzitutto nel centro-sinistra. Sì. Li hanno abbattuti uno dopo l'altro. Grazie, grazie Mariano, ti auguro buon lavoro per le prossime sedute. Grazie a tutti voi e speriamo che domani sia una giornata positiva e conclusiva. Lo speriamo tutti, ciao. Grazie, buona serata a tutti e a tutti i telespettatori. Ringraziamo Mariano Rabino in diretta da Roma. Torniamo al professor Foà, se facciamo girare anche un po' più velocemente quelle slide, così mentre parla il professore si può leggere qualcosa in più. Benissimo, no, dicevo, stavo ricostruendo velocemente le vicende alterne, che devo dire non sono tante, perché i sistemi elettorali che si sono succeduti poi alla fine sono tre, la storia delle elezioni politiche. E la cosa, diciamo, paradossale, o se vogliamo anche riconducibile alla democrazia diretta, che è giusto che sia esercitata in questo modo, è che questi sistemi elettorali sono cambiati in seguito al referendum. E anche di quello vigente era stato chiesto un referendum abrogativo da Segni e da altri, che poi non è andato in porto. Nel frattempo era caduto il secondo governo Prodi nel 2009. E quindi sostanzialmente il sistema misto è un sistema che ha una caratteristica di distribuzione proporzionale dei seggi, ma come in questo caso con un premio di maggioranza, e sappiamo benissimo che il premio di maggioranza fa sì che anche la coalizione che di poco abbia ottenuto più voti dell'altra, grazie al premio di maggioranza ottiene, in questo caso la Camera dei Deputati, ottiene quel vantaggio, che un vantaggio che consente in termini di seggi di avere i numeri per la Camera. E è chiaro che un sistema del genere è frammentato, perché anche le soglie di sbarramento per i partiti più piccoli sono diverse, le coalizioni che devono essere presentate o possono essere presentate sono diverse alla Camera e al Senato, quindi un sistema sicuramente frammentato. Ciò detto, questo è il sistema che abbiamo, quindi il sistema elettorale vigente è questo. La cosa che dà fastidio, più che da studioso del diritto pubblico, da cittadino, è che nella competizione elettorale una dei leitmotiv, una delle cose che si sentiva ripetere di più, ma un po' da tutte le forze politiche, è stato: non siamo riusciti a cambiare il sistema elettorale. È evidente che quella era la prima cosa, cioè per arrivare preparati alla competizione elettorale bisognava avere un sistema elettorale in grado di sostenere la sfida dell'emergenza. Ora, il Presidente della Repubblica deve essere autorevole proprio per questo, perché deve essere una carica istituzionale tale da poter governare una situazione di transizione come questa. Insomma, ci sono costituzionalisti che tempo fa, in epoca non sospetta, Carlo Esposito nel 1960, aveva preconizzato il fatto che il Presidente della Repubblica è chi deve sorreggere le istituzioni nel momento di emergenza e di crisi politica. Questo è classico caso in cui abbiamo una legge elettorale che non funziona, un sistema in emergenza politica, un Presidente della Repubblica che deve essere solido per gestire questa transizione. Insomma. Ecco, voi avete fatto qualche simulazione all'università? Perché io mi sono chiesto se con gli stessi voti di queste elezioni politiche si fosse votato ancora coi collegi, per esempio, no? Visto che ci sono state, o con altri sistemi elettorali, ci sarebbe stato lo stesso risultato? Evidentemente no. Io adesso le simulazioni sinceramente non le ho fatte, quindi mentirei, ma è chiaro che emerge anche dal lavoro dei quattro, chiamiamoli così, quattro saggi. Sì. Che hanno, per conto del Presidente Napolitano, redatto questa relazione sulle ipotesi di modifica. Certo. Dei sistemi elettorali, e hanno detto: la prima cosa dipende dalla scelta della forma di governo, ma ferma restando il fatto che per arrivare a modificare la forma di governo occorre una modifica della Costituzione, quindi mi sembra ovvio che la forma di governo rimane questa.
Allora loro suggeriscono due possibili alternative: o un sistema proporzionale, tornando al proporzionale come era sostanzialmente il Mattarellum, quindi la legge ante 270 del 2005, quindi ante quella che abbiamo adesso, e però lì chiedono che non venga fatto lo scorporo, quindi la ridistribuzione con il sistema. Se sto andando troppo nel tecnico... È tecnica questa, lo scorporo. Allora, provo a essere più semplice. Il difetto di un sistema del genere, che lo rende, rende ingovernabile la sua applicazione, l'abbiamo visto in questi giorni, è che con questo premio di maggioranza si raggiunge quella soglia che non è la stessa alla Camera e al Senato. Okay. Quindi sostanzialmente bisogna rivedere quel meccanismo lì, no? Per rivederlo occorre ovviamente riscrivere la legge, intervenire magari non riformando completamente il sistema elettorale, rivedendo la sua struttura, mantenendo un sistema misto, come si vede in questa slide, in cui convivono quote proporzionali e quote maggioritarie. Addirittura uno dei saggi, Mauro, se non sbaglio, propone un 50% proporzionale e un 50% maggioritario. Il discorso ovviamente su come vadano distribuiti, su quale tipo di, no, anche modalità di distribuzione ambito territoriale dei collegi. Quindi, per chiudere il discorso sul sistema elettorale, quindi se io ti chiedessi qual è il miglior sistema elettorale, non c'è risposta. Ma io direi che rispetto a questo è facile qualsiasi scegliere. No, è molto, molto più realistico dire che il sistema precedente era un sistema più sostenibile, quindi il sistema che vedeva una quota di tre quarti maggioritario e un recupero proporzionale. Poi magari senza lo scorporo si farebbe un passo avanti, perché anche lì le modalità dello scorporo erano forse non facili da gestire. Però un sistema misto come quello precedente era meglio di un sistema come questo, che è un proporzionale mascherato, ma alla fine rende ingovernabile il paese, insomma. Bene, professor Manacorda, di nuovo per parlare un po' d'altro, non dico alleggerire, perché in realtà adesso parliamo di questa nuova tassa, la TARES, che si sono inventati. Poi abbiamo due, un ex sindaco e un sindaco, che magari ci raccontano anche qualcosa. Se possiamo mandare in onda invece le slide sulla TARES, che sono le slide C. Ecco, come funziona questo nuovo balzello? Come funzionerà? Come funzionerà? Sì. Ci sono tutti alle prese per fare le prime applicazioni, anche lì le prime simulazioni, via dicendo. Poi ovviamente di definire attraverso i regolamenti comunali come appunto dovrà funzionare poi a regime. Cioè, certamente dal punto di vista del funzionamento non è che abbia grandi, diciamo, cose da scoprire. Cioè, a un certo punto si tratterà di vedere come si determinerà la superficie che sarà soggettata appunto al regime di questa nuova tassazione, eccetera. E in più c'è quell'aggiunta di quel 0,30% aggiuntivo di euro per ogni metro quadro, che dovrebbe appunto in qualche maniera remunerare quei cosiddetti servizi indivisibili, vale a dire la polizia urbana, il verde pubblico, eccetera, che finora appunto non avevano alcun tipo di copertura. Poi in questa frenesia di fare delle norme, il governo Monti ce n'ha ancora data una, e che è quella di dire: no, momenti, però attenzione, che la TARES verrà applicata per la parte, diciamo, grossa a favore dei comuni, mentre invece lo 0,30% andrà a finire all'erario. Allora la prima domanda che io mi faccio è questa: ma se io pago uno 0,30% al comune di Torino per avere l'illuminazione pubblica a Torino, perché se la deve prendere Roma, che poi la metterà magari a favore di Catania, roba di questo genere? Quindi ci sono delle illogicità dentro il sistema fiscale attuale che veramente sono difficili da capire. Poi c'è un altro tipo di discorso su cui io sono abbastanza affezionato, che è il seguente: bisogna che questo paese una volta per tutti decida quali sono i servizi pubblici essenziali, quelli che invece non sono servizi pubblici essenziali. Noi una certa idea ce l'abbiamo intorno a queste cose, sono i servizi a domanda individuale, quindi i sindaci sanno benissimo che a un certo punto bisogna stabilire le rette per gli asili nido, per questo, per quell'altro, tenendo anche presente ovviamente appunto delle condizioni delle famiglie, via dicendo.
con quell'altro indicatore la cui esito adesso non sappiamo bene dove andrà a finire, perché questo ISEE, questo indicatore di sostenibilità economica, appunto, dopo tutto quello che sta avvenendo, con una recessione galoppante, con un sistema della disoccupazione che sta crescendo, allora varranno ancora dei vecchi criteri oppure bisognerà quasi questo ISEE applicarlo, cioè questo indicatore, alle situazioni quasi più ripetitive che troveremo nelle nostre famiglie, nelle nostre società. Quindi c'è certamente un problema di non difficile soluzione anche su queste cose qui. Ma comunque, al di là ancora di queste cose, diciamo, ma allora io pago delle imposte, le imposte tradizionalmente servono delle tasse per pagare i servizi pubblici essenziali. Ma se la TARES me la fate pagare costo ricavo, vale a dire con i ricavi che si avranno, allora questo io compro un servizio, non è che io abbia un servizio pubblico, sto comprando un servizio. E in più abbiamo quell'altro problema, mica di poco conto, che se ci fosse stato un minimo di privatizzazione o di liberalizzazione, probabilmente attorno a queste vicende qui si poteva creare una certa competizione, ma in realtà siamo ancora in pieno regime di monopolio da parte delle amministrazioni locali. Allora io sono obbligato a pagare un servizio come se lo comprassi da chi se sia, ma in realtà lo compro dal comune, il quale mi dovrebbe garantire appunto a un certo punto dei servizi pubblici che vengono in parte sì coperti con la contribuzione dei singoli eccetera, ma che dall'altra parte dovrebbero avere un tipo di copertura che viene dalla tassazione generale, cioè dal prelievo fiscale generale. Così non è. Allora, a questo punto qui bisogna risolvere questi problemi qui, perché se noi teorizziamo, cosa che il nostro governo Monti sembra che abbia fatto alla grande proprio sulla TARES, che a un certo punto tutti i servizi pubblici devono appunto essere remunerati a costi e ricavi, allora qualcheduno mi dovrà dire A. quali sono ancora i servizi pubblici, B. a che cosa serve allora il prelievo fiscale? Cioè a un certo punto mi lasciate i soldi, io vado a comprare da Tizio da Caio la raccolta rifiuti. Questo appunto è il problema delle illogicità del nostro sistema fiscale che si sta complicando sempre di più. Grazie professor Manacorda, 2 minuti di pubblicità. Bentornati a Profondo Rosso, stiamo parlando con i nostri ospiti di Presidenza della Repubblica. Allora, per cambiare un po' il ragionamento, senatore Fruttero, vorrei un commento sulla proposta. Abbiamo sentito l'onorevole Rabino che dice allarghiamo il consenso sulla Cancellieri, e poi, mentre che mi risponde questo, ti faccio un'altra domanda. Mi sono chiesto, ma se per pochi voti, perché non sono tanti, mi sembra 120.000 voti a livello italiano, avesse vinto il centrodestra e a fronte di un ragionamento di un Presidente della Repubblica di tutti, aveste proposto Berlusconi, che poi è esattamente come proporre Prodi dall'altra parte, che cosa sarebbe successo? L'ira di Dio, come puoi immaginare. Credo che il centrodestra abbia dimostrato in questi giorni un grande senso di responsabilità. E quello che sta succedendo invece in queste ore da parte del centrosinistra dimostra una certa inaffidabilità e forse una immaturità al governo del paese, che invece sarebbe molto utile in questo momento. Venendo alla Cancellieri, la persona è sicuramente degnissima, ha fatto e sta facendo il ministro degli interni molto bene. Il problema però non è in questo momento della persona, è di un accordo politico a cui bisogna partecipi in maniera seria e consapevole il centrosinistra e soprattutto il PD, perché io insomma non mi aspetto da SEL grandi assunzioni di responsabilità, ma dal PD me l'aspetto e credo che il Paese se l'aspetti. Quindi io spero che il PD superi in queste ore le sue divisioni e provi a fare un'ulteriore proposta o si discuta insieme di un candidato che possa essere di garanzia per tutte le forze principali che stanno in Parlamento e che possa far ripartire il sistema politico, perché oggi siamo imballati purtroppo per questa situazione che si è venuta a creare in casa PD. E lo strascico delle primarie, non si sono evidentemente concluse, però non possiamo permetterci questa situazione, credo il Paese non possa permettersi.
Catizzone, tu sei stato, tra l'altro eri venuto in trasmissione poco prima di una decisione strana, io la definisco, cioè la tua esclusione dalle primarie del Partito Democratico. Mi auguro che se si tornasse a votare ci sia la possibilità un po' più democratica, che tutti secondo me, no, possano confrontarsi con l'elettorato e vedere se prendono i voti. Mi sono chiesto questo, ma non è che alcune esclusioni da parte soprattutto di renziani, no, fosse già, come dire, un mettere a mano le mani avanti da un certo apparato del PD per evitare questa situazione che poi comunque si è verificata? Sicuramente l'atteggiamento che ha avuto l'establishment del partito non è stato un atteggiamento positivo nei confronti di Renzi e di chi, come me e tantissimi altri, appoggiava la proposta di cambiamento. È stato un atteggiamento di chiusura, impermeabile, però dobbiamo guardare avanti perché i problemi del paese sono tanti e sono impellenti. Dissento da Fruttero quando dice che c'è immaturità, irresponsabilità e incapacità del PD a governare. Non dimentichiamo che noi siamo qua per una gestione del centrodestra che ha avuto, insomma, dei picchi di negatività, insomma, ormai assodati. Cioè il paese a questo punto, perché evidentemente è fallita l'ipotesi politica di Berlusconi, che godeva di un'amplissima maggioranza alla Camera e al Senato. Monti che cos'è? Monti è stato, per fortuna è stato, era meglio tornare a votare il presidente invece di Monti. Io ritengo che quando un presidente fallisce, quando un presidente del Consiglio fallisce, si debba dare la parola agli italiani. Queste ipotesi di governi tecnici, non esistono i governi tecnici, e credo, condivido quello che ha detto il professore, i danni che ha fatto Monti all'Italia sono danni pesanti. E l'abbiamo pure fatto senatore a vita. Un primo momento ci sono stati elementi positivi, poi ad esempio io parlo da sindaco, gli enti locali sono stati completamente azzerati. Non possiamo più neanche asfaltare le strade, non possiamo neanche più tagliare l'erba. Scusami, ti ridò, perché mi fanno cenno che abbiamo senatore Lucio Malan, sempre in collegamento da Roma, questore del Senato. Lucio, mi senti? Sì, buonasera a te Roberto e ai colleghi in studio. Qui stiamo ovviamente commentando quello che avete combinato oggi, tra ieri e oggi, a Roma. C'è un po' di preoccupazione nel paese ovviamente per quello che sta accadendo. Tu hai qualche notizia in più di quello che può succedere domani? Ma siamo in attesa di vedere se il Partito Democratico intende assumersi delle responsabilità e avere l'affidabilità che è quello che il primo partito in Parlamento in questo momento dovrebbe avere. Insomma, aver proposto un candidato, poi non averlo votato in modo sufficiente, Franco Marini, un candidato suo peraltro, poi averlo fatto fuori dopo che Marini aveva preso un numero di voti che alla quarta votazione sarebbero stati sufficienti a farle eleggere Presidente della Repubblica, al momento in cui potevano rivotare Marini, che avrebbe avuto, almeno per quanto ci riguarda, i voti che ha avuto in precedenza, no, lo fanno fuori per Prodi e poi non riescono a votare neanche Prodi. Cioè, è chiaro che io spero che il Partito Democratico superi questo momento di disorientamento grave, che purtroppo non coinvolge solo il Partito Democratico ma l'intero Parlamento. Senza il PD è praticamente impossibile eleggere un Presidente della Repubblica, perché ha un numero tale di grandi elettori che non si può prescindere dal PD. Però è chiaro che se poi il PD non riesce a mettersi d'accordo neppure sui candidati che esso stesso propone, non andremo lontano. Noi abbiamo votato disciplinatamente Marini, che è un esponente del Partito Democratico. Non abbiamo votato Prodi perché abbiamo detto fin dall'inizio che era per noi la scelta peggiore, e a quanto pare molti deputati, senatori e grandi elettori anche del Partito Democratico stesso si sono trovati d'accordo con noi alla fine. Ecco, però Lucio, questo l'abbiamo assodato, abbiamo anche commentato, la Bindi si è dimessa mentre Bersani sembra
che non si sia dimesso, però il problema è anche questo. Voi domani mattina, se non sbaglio, avete una nuova votazione. Vi siete riuniti come PDL, magari anche con la Lega, cioè ci puoi dire quale sarà l'atteggiamento del centrodestra domani? Noi ci riuniamo domani mattina prima della seduta in aula a Montecitorio e chiaro che nel frattempo immagino che ci sia una qualche posizione da parte del Partito Democratico, perché è inutile che un candidato lo votiamo soltanto noi, che anche con i nostri alleati siamo poco sopra i 200 voti, quando se ne vogliono 505, è chiaro che tocca al Partito Democratico farsi avanti. Sono certo che se il Partito Democratico avesse il buon senso di ritornare su Franco Marini, noi, così come l'abbiamo votato la prima volta, lo rivoteremo questa volta, e se il Partito Democratico non avesse un numero di franchi tiratori superiori a quello che c'è stato nella prima votazione di venerdì mattina, Franco Marini verrebbe eletto una persona equilibrata, ripeto, non un uomo nostro, ma una persona equilibrata, affidabile, conosciuta e, gli aggiungo, anche simpatica. Ecco, ti chiedo ancora solo più una cosa, poi ti lascio andare a riposare perché domani sarà un'altra giornataccia. Ho letto su un social network che tu hai scritto nella prima votazione, dici: questa mattina vado a votare, finalmente voterò un candidato che diventerà presidente. Pensi che questa cosa potrebbe veramente capitare oppure... Anche questa volta voterai qualcuno che non diventa presidente? È vero, perché io ho scritto questo perché in precedenza non avevo avuto occasioni di partecipare alle elezioni del Presidente della Repubblica. Nel 2006 ho avuto questa occasione, ma non votai per Giorgio Napolitano, e io ero convinto che votandolo, avendo sulla carta più di 800 voti, Franco Marini sarebbe stato eletto. Purtroppo chi si era impegnato a votarlo poi non l'ha votato. Spero però che che si possa rimediare domani, però è chiaro che non possiamo votarlo soltanto noi, e speriamo che il Partito Democratico, pensando che i problemi veri del Paese sono, certo, queste cose sono sacrosante, il cosiddetto rituale della democrazia, ci vuole anche questo, però è chiaro che non si può dimenticare che i problemi del Paese ci sono e che i problemi del Paese richiederebbero un governo che noi da 53 giorni diciamo di essere disponibili a fare, ma Bersani continua a correre dietro al Movimento 5 Stelle, che è tutt'altro che disponibile, e il passaggio delle elezioni del Presidente della Repubblica è un passaggio obbligato. Ora sì, va benissimo passare un giorno o due in più di quelli che si potrebbe fare, non è la velocità di per sé, infatti il Presidente della Repubblica, se ci mettiamo 3 o 4 giorni, pazienza, sono i 50 giorni precedenti di governo che sono stati persi. Va bene. A questa distanza delle elezioni Berlusconi aveva già abolito l'ICI, aveva già fatto una serie di cose che invece oggi ne siamo ancora da capo. Va bene, Lucio, ti ringraziamo, ti auguriamo buon lavoro per domani, ciao. Ciao, ciao Roberto, un saluto ai colleghi in studio e agli ascoltatori. Bene, grazie al senatore Lucio Malo, anche ricordo anche questore del Senato, scusami Catizzone, torniamo a bomba a te. Avevi finito prima? No, dicevo, qui c'è stato un attacco molto duro da parte dei bersaniani sulla parte, diciamo, che faceva riferimento a Renzi, e i risultati sono questi. Sì. I risultati sono questi, cioè il Paese chiedeva cambiamento e noi abbiamo proposto la continuità. Il Paese chiedeva facce nuove e noi abbiamo proposto le solite facce, quindi... Chiaro che quando l'opinione pubblica preme bisogna saperla ascoltare. Ecco, quindi in queste possibili elezioni ovviamente Renzi si proporrà di nuovo, non so se ci saranno di nuove primarie, come candidato premier. Me lo auguro e mi auguro che siano primarie vere. Sì, anche perché se no... Primarie aperte, cioè primarie dove uno possa andare e votare chi vuole, insomma. Beh, e tu non vedi possibilità di scissione, cioè, che ne sono capitati in questi giorni, voglio dire. Ma la storia italiana insegna che ogni scissione è accompagnata da una perdita di voti. Sì, sempre. Praticamente. Quindi alla fine credo che ci siano due opzioni politiche che si stanno scontrando in modo molto duro, forse anche due epoche. Quello che è uscita è la sconfitta di tutta una classe dirigente, quella che
per dirla con uno slogan, si riferiva da un lato all'ex PC, dall'altro all'ex DC. Io credo che quei rappresentanti lì, i rappresentanti di quel mondo, abbiano fatto il loro tempo e quindi è giusto che insomma si riposino, hanno lavorato tanto, hanno dato tanto al paese. Bene, ma farete anche una casa di riposo? Per... Sì. Va bene, sì. Professor Manacorda, aspettavo che tu venissi qui perché ho una domanda che mi girava nella testa. E allora vorrei un parere, diciamo non di parte, nel senso non politico, su questo. Grillo, abbiamo sentito Grillo fare tantissime proposte di come vedrebbe lui un governo, ma non con la composizione del governo, proprio sulle cose che vuol fare Grillo, e dice che sono cose che risolverebbero gran parte dei problemi italiani. Mi dai un giudizio magari esaminando qualcuna di queste proposte? Prova a ricordarmene qualche d'una, sì. Perché francamente quell'uomo lì ne ha detta tante. Per esempio quella di, anche lui ha fatto la proposta di, appunto, di non ripagare il debito pubblico, certo. A un certo punto il problema pubblico, nostro è il debito, sì. Pubblico, no, non poi paghiamo. Dice di dare il reddito di cittadinanza a tutti, dove li insomma, prendiamo quei soldi? Ecco, ma infatti lì è per quello che dico, appunto, l'economia purtroppo non lascia dei grandi spazi alle fantasie. Cioè, a me hanno sempre insegnato che se io vado a comprare un chilo di pane devo avere 2 euro per pagarli, sì. Perché se no incomincio a far segnare, come si faceva una volta col librettino, e poi alla fine dice sì, ti pago a fine del mese, e poi alla fine del mese non arriva. E purtroppo bisogna tener conto che sono situazioni che si stanno verificando in questi tempi, certo. Qui. Cioè la gente non arriva più alla fine del mese, per cui ritorna questa specie di economia di guerra che io ricordo ancora, io sono un po' più giovane, ma comunque ricordo questa economia che era tipica degli anni 45, 50, 55, in cui la gente non avendo risorse immediate andava appunto a far segnare. Allora, a un certo punto va benissimo, per carità, nessuno di noi, cioè a uno che mi chiede, ma tu vorresti avere un maggiordomo, una Maserati, eccetera, io ti prometto tutto questo, io devo dire di no? E io dico di sì, certo. L'unica cosa dico, ma come fai appunto a procurarlo? E tutte queste promesse, ma ripeto, le sta facendo Grillo, le hanno fatto un pochettino tutti, cioè quando siamo partiti dicendo che di economia tutti garantiscono che tutto sempre sotto controllo, poi in realtà si scoprono i buchi, li scopriamo in regione, li scopriamo nei comuni, li scopriamo da tutte le parti, e perché evidentemente appunto il sistema per produrre nottetempo dei soldi che poi coprono delle eventuali appunto voragine o buchi non ci sono. Quindi a un certo punto si fanno delle proposte, certamente sono molto allettanti da parte per i cittadini, per gli elettori, ti prometto questo, ti prometto quell'altro. Devo dire onestamente che io non sono appunto un appassionato dell'IMU, però anche andare ad affermare brutalmente che l'IMU si cancella, addirittura si rimborsa la parte, ecco, sulla base di che cosa, qui poi sono venute fuori proposte, alcune anche stravaganti, andiamo in Svizzera, poi a un certo punto applichiamo la famosa appunto tassa che noi dovremmo prendere, cioè sono tutte cose che lasciano il tempo che trovano. Ho già detto appunto anche della proposta fatta dagli economisti torinesi, sì. Della Sapienza di Roma, dire non paghiamo più il debito pubblico, per mi carità sembra. Tutto è possibile, però il sistema, cioè il sistema poi finale qual è? Ecco appunto è quello, cioè non c'è una gran confusione. E peraltro sarebbe incostituzionale perché la Costituzione è stata modificata e l'articolo 97 della Costituzione prevede oggi al primo comma che lo Stato deve garantire l'equilibrio del bilancio, del famoso pareggio del bilancio e la sostenibilità del debito. Quindi è cambiata addirittura la Costituzione, sarebbe paradossale una proposta incostituzionale. Ti chiedo ancora questo, perché altre cose che sono state più o meno dette, no? Se posso dire, poi sì. La persona dice anche delle cose sensate certe volte, non è che siano appunto poi delle cose... Sì, diciamo tra un insulto e l'altro. Se uno poi le analizza uno a uno, ci sono anche delle cose che possono avere un loro fondamento, eccetera. E invece tu su alcuni esponenti politici poi cambiano un po', però si sente sempre questa cosa, usciamo dall'euro. Com'è la tua posizione su questo? Appunto, anche lì sono proposte così, per carità, appunto, anche qui adesso poi non vorrei parlare male di Prodi, visto che stasera mi pare che non abbia avuto grandi appunto successi nella giornata, ma tutti che vanno a tribù. Ma certamente a un certo punto abbiamo pagato un prezzo
quando siamo entrati nell'euro, come lo stiamo pagando adesso per tante cose, quando c'è uno che fa la voce grossa, certo, e a un certo punto ti impone certe cose, ti dice: se tu vuoi stare qui devi fare queste cose, se non le fai vai fuori, tu è chiaro che a un certo punto condiscendi. Vogliamo stare poi all'attualità, è uscita proprio in questi giorni appunto la classifica da parte di Ernst & Young sulla capacità di attrarre capitali nei paesi europei e sul consenso che appunto in genere si riscuote. È chiaro che la Germania riscuote il 35% dei consensi degli investitori internazionali. L'Italia, che fino all'anno scorso aveva il 3% del consenso, adesso è scesa addirittura il 2%. Ecco, un altro tipo di ragionamento che ci dice: ma allora il governo dei tecnici è servito a qualche cosa oppure no? Se poi andiamo appunto su altri tipi di statistiche, ne è uscita un'altra in questi giorni, appunto, che la statistica della Banca Mondiale appunto sulla competitività dei paesi, 185 paesi classificati in base a un certo indicatore, fatto in una maniera neanche poi tanto complicata e via dicendo, l'Italia bene al 73esimo posto. Ovviamente dopo l'Italia ci sono soltanto appunto la Grecia e Malta. Dopodiché tutti i paesi europei stanno sopra, ovviamente con delle posizioni di eccellenza che sono la Danimarca, la Svezia e via dicendo. E allora di fronte a questi fatti qui, qualunque tipo di proposta che noi possiamo sentire da personaggi o autorevoli o meno, folcloristici o meno, vanno poi riferite a questi dati qui. Cioè, di queste cose qui, chi è che ne sta parlando in questi giorni? Cioè, noi diciamo vanno male le imprese, appunto, ma nel momento in cui vanno male ci dobbiamo chiedere perché non vengono degli investitori qui da noi, oppure se vengono, vengono soltanto per togliere di mezzo dei competitor, cioè viene l'azienda straniera, a cui un'azienda italiana stava dando fastidio in una certa maniera, se la compra e dopodiché la cancella. Quante appunto noi chiusure abbiamo visto anche qui in Piemonte di aziende che sono state comprate dall'estero. Allora, l'economia è questa, non sono appunto le battute d'effetto che possono far piacere o dispiacere in campagna. L'economia è poi quella di sedersi al tavolo, mettersi lì con un calcolatore, mettersi lì a fare dei conti, delle simulazioni. E purtroppo che venga Prodi o che venga il presidente autorevole, un bel giorno questi problemi qui bisogna che l'Italia li affronti, perché se no continueremo a discutere di leggi elettorali, a discutere di chissà che cosa eccetera, poi alla fine ci troveremo sempre in queste classifiche agli ultimi posti con tutto ciò che ne consegue, perché il non saper attrarre capitali è chiaro che a un certo punto significa non portare ricchezza nel paese, questo mi pare che sia evidente. Sì, è evidente. Professor Fa, tu insegni anche diritto amministrativo e volevo chiederti, anzi facciamo vedere un paio di titoli sulla cronaca di Torino, di, per esempio del 17, di mercoledì 17 a pagina 43, dove sulla nota questione, l'abbiamo trattata l'altra settimana, del rimborsopoli in regione, rimborsi le carte alla Corte dei Conti, perché adesso pare che possa esserci non solo una questione penale ma anche una richiesta di rimborso. Poi sul giornale proprio di oggi, a pagina 49, abbiamo ore 9 di stamattina, consegna degli avvisi tutti coinvolti dal PD ai leghisti. Ieri molti consiglieri hanno ricevuto la telefonata di convocazione, nessun gruppo si salva dalle indagini, ma i casi sono molto diversi. Allora io mi sono chiesto, perché quando ci sono su 60 persone ce ne sono due o tre inquisite, dici beh quella è una mela marcia, eccetera. Quando ne hai 52 su 60, no? E c'è una legge che, se non erro, diceva che questi fondi venivano dati per le spese di funzionamento del gruppo. Ecco, ma veramente il rimborso per il pranzo dei dipendenti, eccetera, si configura come non una spesa di gruppo? Ecco, come si comporta la questione amministrativa? Diciamo che questo è un bel problema anche dal punto di vista giuridico. È evidente, lo dicevi tu prima, che la gravità già del fenomeno, quindi la diffusione del fenomeno, è già un sintomo. Se a risponderne sono sostanzialmente tutti, è evidente che questa è una prassi diffusa. Una prassi può essere una prassi secondo legge, una prassi, come dire, noi usiamo anche dire preter legem, cioè oltre la legge, è una prassi contro la legge.
qui effettivamente la norma era una norma con contenuto un po' generale, però mi sembra che nell'applicazione molto disinvolta che se n'è fatta nel corso degli anni si sia andati dal preter legem al contra legem, cioè si sia, come dire, superato quel confine. Ora, la rilevanza penale, la rilevanza, come dire, contabile della condotta corrono in un certo senso a braccetto. È evidente che se tu commetti una fattispecie di reato che crea e causa un danno erariale all'amministrazione pubblica, ne rispondi sia sotto il primo profilo sia sotto quello contabile. Quindi è per questo che adesso la Corte dei Conti ovviamente sta indagando su queste fattispecie, insomma. Volevi aggiungere qualcosa? No, io vorrei aggiungere qualcosa, perché poi queste cose esplodono come fossero dei fuochi d'artificio di tanto in tanto, eccetera, ma non è che siano cose che siano avvenute 15 giorni fa, poi improvvisamente scopriamo che c'è delle cose. Cioè, il discorso è sempre quello dell'assenza totale di controllo da parte di tutti, certo. Cioè sia all'interno delle amministrazioni, cioè qui abbiamo avuto dei casi torinesi abbastanza eclatanti in regione che erano certamente di gravità almeno pari a tutte queste cose qui. La stessa Corte dei Conti, la quale ha dei compiti molto specifici, anche costituzionalmente appunto indicati, di controllo della spesa pubblica e della finanza pubblica. Allora, a un certo punto, i bilanci, mi correggo il professor Foà, vanno appunto alla Corte dei Conti tutti gli anni, i bilanci delle regioni. Se a un certo punto uno sa leggere un bilancio, insomma, credo che uno che è alla Corte dei Conti qualche bilancio dovrebbe saperlo leggere, vai subito a toccare certi argomenti dove potresti benissimo non aprire delle istruttorie, eccetera, ma chiedere quantomeno dei chiarimenti, eccetera. Ma perché in tutti questi anni non è mai avvenuto nulla? Poi vado ovviamente a valle di tutto questo, facciamo un grande appunto un po' di battage pubblicitario, durerà una quindicina di giorni, se va bene, tra 15 giorni ci sarà qualche altro argomento che farà scomparire definitivamente, più nessuno si ricorda. E credo che di tutte queste cose qui la Corte dei Conti non è che raggranellerà chissà quante. Una battuta perché sì, una battuta velocissima, a completamento del discorso di Carlo Manacorda. La Corte dei Conti ha un potere riduttivo che utilizza proprio quando la condotta, che è una condotta evidentemente contestabile, è diffusa. Cioè, paradossalmente, il fatto che lo facciano tutti ti fa pagare di meno, certo. Anche se illeciti. Di meno. Ma è così, è un comune medio che me. Quando Bersani si dimette dopo l'elezione del presidente. Bersani si dimette dopo l'elezione del presidente, notizie in diretta. Allora, attenzione, insomma. Comincia a correre, si prepara i manifesti, perché voglio dire, ci siamo. Però prima bisogna eleggere un presidente della Repubblica. Allora, vediamo, tanto abbiamo un minuto e mezzo a testa. Il tuo miglior presidente? Lo diceva Fruttero, quello è il metodo, bisogna trovare una larga intesa con tutte le forze, se no oggi non c'è nessuno capace di poter garantire un'elezione al presidente. Deve essere una proposta e una persona condivisa, tra l'altro come si è sempre fatto, non è una novità di adesso, si è sempre fatto così. Bene. Fino adesso quello che ha preso più voti è stato Marini, ieri. Sì, come diceva il senatore Malan, potrebbe essere. Se li avesse presi oggi sarebbe stato detto. Sì. E quindi tu dici potrebbe essere un Marini, però ti leggo questo che è uno degli ultimi sondaggi che ho scaricato oggi, MG, dice che con le attuali coalizioni il centro-sinistra avrebbe un 30,7, il centro di Monti l'8,1, il centro-destra il 32,2. Il centro e basta, perché Monti ha detto che il nome non lo mette più. Ma non lo mette più il centro. Solo più scelta civica. Va bene. Ecco, però questi sondaggi che danno vigore al centro-destra, bisogna anche dire che sono ancora su una concezione Berlusconi-Bersani. Poi bisogna capire anche perché se scende in campo Renzi bisogna capire cosa succede. No, bisogna capire anche la legge elettorale. Esempio, essendo la base del Senato regionale, se una forza è fortemente regionalizzata, anche prendendo tanti voti può prendere meno seggi, perché vince i voti soltanto in quella regione. Cioè il sistema è complesso. Mentre la Camera. Mi sembra solo difficile che questo Parlamento riesca a cambiare la legge elettorale. Poi se ci riesce. Si potrebbe tornare al Mattarello. Se ci riesce, vivo. Ma tornando al Mattarello. Alla fine. Sarebbe da evitare mesi e mesi di strazio come quello che stiamo vivendo in questi giorni, senza tornare ad avere una maggioranza. Poi che sia di centro-sinistra, che sia di centro-destra. L'importante è che ci sia e che possa mettere mano ai problemi veri dei cittadini italiani. Questo direi che poi siamo tutti d'accordo, ci sono dei problemi, la
gente continua purtroppo a suicidarsi per tanti problemi economici. Speriamo che si elegga domani il Presidente della Repubblica. Ringrazio i nostri ospiti. Serena. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo il nostro indirizzo mail, scrivi@profondorosso.info, se volete farci delle domande o argomenti da proporci. E vi ricordo che se volete vedere le puntate andate in onda, visitate il nostro sito www.profondorosso.info. Grazie. Grazie Serena. Vi dico solo che la settimana prossima non saremo in onda perché è il 26 di aprile, è un po' in mezzo ai ponti. Andremo, quindi ci rivedremo venerdì 3 di maggio. Spero che ci sia il Presidente della Repubblica, quindi riusciremo finalmente a cominciare a parlare di governo o eventualmente di elezioni. A tra 15 giorni. Tentativo di infezione.